i bambini avranno la possibilità di giocare e interagire con i nostri studenti direttamente in lingua, così da cominciare a familiarizzare con una lingua che poi inevitabilmente studieranno. Si chiama Cugino Aretino ed è l'iniziativa pensata dall'Oklahoma University in Arezzo per favorire l'integrazione dei ragazzi americani con la città, ma anche lo scambio linguistico tra italiano ed inglese. Due i programmi pensati per portare una ventata di americanità direttamente a casa, Babysitter e Femitaly. Si tratta dell'opportunità, diciamo, di mettere in relazione i nostri studenti che vengono dagli Stati Uniti con la comunità locale. Ci sono tantissime formule e io come coordinatore del servizio studenti sono molto entusiasta di presentare queste possibilità proprio per cercare di ampliare un po' gli orizzonti della comunità locale, sia a livello di famiglie, di singoli, ma anche di imprese, perché tra le varie iniziative che offriamo appunto c'è la possibilità di far fare ai nostri studenti come babysitting di madrelingua o altrimenti la formula del Femitaly Meal, che significa entrare sostanzialmente in contatto con i nostri studenti per poterli invitare per un pranzo, una cena, andare al cinema, al mare se ancora regge il tempo, e insomma comunque passare del tempo insieme a loro proprio per fare in modo che non si chiudano all'interno della comunità di queste quattro mura, ma che oggettivamente comincino a interagire. Oltre a queste possibilità, ovviamente offriamo loro anche la possibilità di fare dei tirocini, quindi ci rivolgiamo anche alle aziende locali in tutti i settori. Chiunque abbia voglia di trovare e dare spazio appunto ai nostri studenti per avere una prospettiva internazionale anche diversa dal solito, ecco, può rivolgersi tranquillamente a noi e noi cercheremo di fare quello che possiamo al meglio possibile per riuscire, ecco, a mettere in moto questo processo di interculturalità per la città.